Vi salutiamo mostrandovi l'intervista di Lorenzo Di Las Plassas al regista romano, giovane regista romano Marco De Luca, che ha girato un film con appena 9.000 euro. Arrivederci. Penso che un sogno così è un titolo che richiama subito all'orecchio una canzone famosissima, che è quella di Modugno, quindi innanzitutto un omaggio, un tributo a un grande della musica italiana popolare, e per me che ho vissuto tantissimo all'estero aveva un significato speciale, un significato affettivo, ma anche e soprattutto perché se pensiamo al viaggio che i quattro ragazzi protagonisti di questa storia fanno nella villa al mare della ragazza protagonista del film, questo sogno, penso che un sogno così non torni mai più, proprio perché i rapporti che questi ragazzi hanno tra di loro, che sembrano normali, che sembrano dei rapporti tranquilli di amicizia tra ragazzi, diventeranno poi in questo weekend al mare qualcosa di diverso, qualcosa forse di più difficile. Ora io profetizzo su queste tue ferite che come bocche mute aprono le loro labbra scarlatte ad implorare la voce e l'espressione della mia lingua, che una maledizione colpirà tutte le membra degli uomini! Ok, vabbè, basta, ho capito! Basta, lo dico io, perché non ho fatto 5 anni di scuola e 3 spettacoli a teatro per farmi dire basta così, ok? Ma chi ti credi di essere? Non pensi di essere speciale? L'idea è venuta quasi un anno fa, quando ho sentito veramente il bisogno di confrontarmi con un vero lungometraggio. Io faccio regia televisiva a Sky, sul canale Leonardo, su altri canali, e avevo girato corti che sono andati a dei festival, e poi a un certo punto ho veramente detto forse adesso è veramente venuto il momento di fare un film. E così ho scritto questa storia in poco più di un mese e siamo partiti poi con questa avventura. Elisa, dalle analisi abbiamo trovato un'anemia ingiustificata, per questo le avevo fatto fare una coloscopia, e dalla biopsia emerge che c'è un carcinoma al colon. Il budget è quasi ridicolo perché sono 9.000 euro, ma 9.000 euro incluse anche la post-produzione, quindi una vera e propria impresa. Ci siamo riusciti perché, e dico ci siamo, proprio perché questo è un film di gruppo, nel senso che gli attori, che sono Elisa Alessandro, Ellen Nardini, Paolo Stella, Marina Rocco e Giovanni Izzo, ci hanno veramente messo motivazione, impegno, tempo, e soprattutto l'hanno fatto a titolo gratuito, e quindi già questo ha permesso che il film potesse essere fatto.